motociclista che ascolta la musica mentre fa benzina è un motociclista felice. Di qua passammo l'anno scorso, che lì ci girammo che era chiusa la strada, ricordi? Brava signorina, brava. E un'altra manovra, prego. Non c'è fretta. Ah, volete fare a chi ce l'ha più grosso? Ah, volete fare a chi si cala di più? Dove vai? Dove vai? Non mi prenderei mai! Adesso si riscende da Campo Imperatore per andarci a fare una bella pizza. Guardate intanto che meraviglie ci riserva l'Abruzzo. Comunque le curve qua sono belle, il paesaggio è spettacolare. Purtroppo sono diventato, me ne rendo conto, logorroico e ripetitivo, ma delizie, delizie, bello, bello. Bello bello. Ecco, questo è il famoso rifugio mucciante. Qui fanno i migliori arrosticini dell'Abruzzo. Ristoro bucciante. Vengono pure con i camper, fantastico. Ok, ritorno sempre da Campo Imperatore, direzione se non sbaglio Popoli. Questo è anche un bel tratto, bello bello. Castel del Monte, e poi non è Castel del Monte pugliese, ma è Castel del Monte abruzzese. Calascio, L'Aquila, credo che dobbiamo andare di qua. Dobbiamo passare da Popoli se non sbaglio. A few moments later. Ah, volete fare a chi ce l'ha più grosso? Ah, volete fare a chi si cala di più? Ah, e ditelo. Arrivi? Oh.
a Camascio, 30, oh, 30. Non lo dite a nessuno. 2000 years later. E alla fine abbiamo trovato anche la location perfetta per la cena. Fai con Caprigo. Che belli questi paesini anche di sera, Rocca di Mezzo. Che carino. Sono tutti ben tenuti, precisi. Beh, non c'è un mozzicone di carta a terra. Tutto perfetto. Bel paese di Heidi. Dovrebbe essere in Svizzera. No, God, please, no, no! Buongiorno mondo, benvenuti in questo giorno numero 2 di questo Abruzzo Vlog. Siamo a Rovere in questa splendida cornice. Adesso stiamo andando a fare benzina con Andrea, Paolo e Fede. Guardate che spettacolo svegliarsi e trovarsi già in questi presepi. Vediamo se Paolo ha capito dove andiamo. Paolo, a sinistra? Sinistra, aggiudicato, guardate la statale 696 che attraversa Rovere. Bello, eh? Questi paesini dell'Abruzzo sono davvero un qualcosa di magico e l'aria fresca di prima mattina qui è veramente pura. A few moments later. Fantastica sta cosa. Fai un sorriso, mo. Bravo. Quindi adesso da Rovere, Rocca di Mezzo, direzione L'Aquila. Ieri abbiamo fatto 520 km, oggi ne faremo altri 400. Ragazzi, lui ha vinto tutto. Volevo pagare. Sai che sei su YouTube dopo, eh? Ok, questa è L'Aquila. Bene, a distanza di un anno preciso ci ritroviamo esattamente sulla stessa strada e adesso stiamo andando dall'Aquila a Rieti, passando per Antrodoco. Ti piace Andrea? Ti piacciono i posti dove ti porto? Vabbè, ciao! Che altra vista questa! Scoppito! Sempre direzione Rieti, mamma mia! E dove siamo qua? In Nord America, guarda che spazi enormi! E quanti colleghi! Oi, oi, oi! Che c'è? A che prendi? Che hai visto? Te lo chiediamo! Ah, si è spaventato! Oh, controllo elettronico alla velocità! Andiamo piano, non si sa mai, qua oggi ci ritirano le patenti! Rocca di Corno! Sembrava un autovelox! Bellissime queste curve. Dai ragazzi, guarda che pezzo. Quanti signore, gentilmente, grazie. Questa è bella dose. Come scoppietta, mamma mia, e che una pista. Riesce fuori tutta la mia pugliettica. Bello, attacca l'antislittamento, ABS, tutto finita. Antrodoco, eccolo qua. Mi ricordo che
Cioè, ci sono un paio di scatole di autovelox, chissà se le hanno riempite. Fantastici, belli. Bello, bellissimo, questi paesini piccati sotto le montagne sono qualcosa di magico. Bello, bello, bella autovelox gigante, che spettacolo. Allora, noi dobbiamo girare anziché a Amatrice a sinistra, sempre in direzione Rieti. Questo l'anno scorso ci fece spaventare parecchio, poi scoprimmo che sono vuoti. Prego! Adesso siamo più educati noi motociclisti che gli automobilisti. È ancora innamorato di me? Non è convinto. Non è convinto.